Eccoci in diretta. La mia connessione oggi va e viene, ma io spero vivamente che ci lascerà fare questa diretta oggi. Infatti adesso diciamo che... Ok, credo che ci siamo. Ok, perfetto. Ciao a tutti, io sono Carla, oggi siamo in diretta per disegnare, come sempre, perché questo faccio. Voglio farvi vedere, nell'attesa che tutti si connettano, quello che ho preparato per i video che vedrete online prossimamente. Secondo me riconoscete come è stato fatto questo. E cioè, ho preparato una serie di video in cui utilizzo praticamente la mia mano per creare varie cose, insomma, animaletti, alberi. Questo è solo l'anteprima. Poi ho deciso praticamente di dare una cadenza. Ah, ci sono già i primi messaggi. Buongiorno Stefania e buongiorno Giusy. Non l'avevo ancora detto, ma lasciatemi pure i messaggi che li leggo tutti. Dicevo che voglio tenere una cadenza precisa nei video, non nelle dirette, ma nei video registrati, che è il martedì alle 14 su YouTube, Facebook e Instagram. Quindi vedrete presto il video in cui utilizzo le mani per realizzare questi animaletti, ma non oggi, che facciamo un'altra cosa. Questo è solo un'anteprima. Invece il venerdì, tutti i venerdì alle 14, ho abbracciato questa causa dei Fridays for Future, perché secondo me è molto importante ricordarci degli accordi per il clima e supportare questa causa. Siccome io non sono una studentessa che sciopera tutti i venerdì, ma ogni venerdì ho deciso di fare una speed art, cioè una piccola opera d'arte a tema. Quindi tutti i venerdì alle 14 avrete quel video. Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ok, quello che avete appena visto, ripeto un attimo per chi si sta connettendo, era, cioè questi qua erano, diciamo, no, la mano al contrario, non riesco a metterla in favore di telecamera, comunque, erano disegni, realizzati con la mia mano, poi vi metterò online il video per farlo insieme, ok? Oggi però andiamo a fare un'altra cosa. Ciao Maria Assunta, ciao Teo Inzitari, Graziella Neci, insomma qui sono più nomi, comunque va bene. Ciao a tutti quelli che si stanno connettendo. Allora, voglio farvi vedere, se volete disegnare con me basta un foglio qualunque, se ce l'avete a quadretti, se non fa lo stesso, matita e pennarelli, ok? Per chi ha già seguito delle dirette, mi piace fare lo zentangle nella diretta, che è questo. E cioè un modo di disegnare in cui utilizziamo i tangles, che sono gli intrecci, ok? Che sono questi, quindi dei tipi di riempimenti così intrecciati, anche abbastanza inventati, molto liberi, in modo da creare una cosa, un momento zen, cioè un momento di relax e meditazione. Secondo me è molto divertente, mi piace farlo nelle dirette mentre leggo i vostri messaggi. Ciao Sabrina, così magari possiamo chiacchierare, possiamo stare un po' insieme, ci supportiamo in questo momento in cui almeno io sono in zona rossa, spero che, non so, qualcuno di voi è in zona arancione, comunque io sono in zona rossa da un po' e quindi sto con voi. Allora, voglio usare oggi per fare lo zentangle questo, che è una griglia che voi... Ripeto, potete usare un qualsiasi foglio, quadretti, anche un foglio normale, non c'è nessun problema. Io solo per farvi vedere che su www.scuolearte.it ci sono le matrici dei miei corsi online e si possono utilizzare in tanti modi. Io qui ho fatto una fotocopia di questa matrice, che è praticamente quella che viene utilizzata nella lezione Creiamo il nostro logo. Vedete, viene utilizzata in questo modo. Poi c'è tutto il tutorial che adesso non andiamo a fare. E volevo farvi vedere che è possibile praticamente utilizzare queste matrici che io propongo in tantissimi modi. Quindi oggi, adesso aspettate che vado a spostare un attimo la telecamera così vedete un po' più da vicino. Oggi vado appunto a inventare un nuovo modo per utilizzare questa griglietta che secondo me è interessante.
fare diverse cose. Wow, siete in tantissime. Allora, ciao Vitalba, ciao Teresa, ciao Lilia, spero che di vedervi tutti. Ok, allora voglio fare, ecco, ho dimenticato la matita, fantastico. Aspettate, che prendo la matita, mi allontano, eccola. Quando credi di aver preparato tutto, e invece, ok. Allora, ciao anche a Monica. Allora, la particolarità di questa griglietta, che ripeto non è obbligatoria perché potete tranquillamente usare un foglio riciclato a quadretti, comunque, la particolarità di questa griglietta è che ha questo rettangolone centrale che la fa diventare, allora, innanzitutto è quadrata, poi il quadrato centrale. E poi in realtà gli altri quadrati sono di spiego. Ah, Vitalba mi chiede le misure della griglia. Boh, diciamo che secondo me è 15x15, però devo dire che non l'ho misurata e non me lo ricordo. Deve essere 15x15. Allora, quindi praticamente questa griglia qua, oltre a poterci fare il logo che c'è, ciao Rosanna. Il logo che c'è, ciao anche a Rosa, dicevo sì, Vitalba, 15x15 è la griglia, 15 cm. Dicevo, oltre a poterci fare il logo che ho proposto sul sito, quindi il sito ve lo metto qua se volete andare a vedere, www.scolarte.it. Ciao a tutti, a Rossana, dice Rossana, e dicevo, potete farci il logo oppure potete farci quello che volete. Io oggi voglio farci uno zentangle, che è sempre questo. Scusate, ripeto un attimo all'inizio, ma perché vi state connettendo e quindi magari chi è proprio connessa dall'inizio l'ha già sentito. Comunque, lo zentangle, questi sono esempi di riempimenti utilizzati nello zentangle. Ok, quindi si creano dei disegni abbastanza semplici, si dividono in porzioni e si riempiono con questo tipo di riempimenti e con altri che si inventano sul momento, in un momento zen, cioè di meditazione, di relax. Allora, qui abbiamo una struttura abbastanza mandala, che è una mia grande passione, e quindi a me piace sempre in qualsiasi situazione. Io voglio andare a inventarmi qualsiasi disegno che ci potete fare. Comunque, oggi andiamo a fare dei fiori. Ho già fatto il girasole. Adesso voglio fare una rosa abbastanza semplificata. Parto dal centro e faccio questa specie di spirale. E poi vado ad aggiungere dei petali che avvolgono, diciamo così, la spirale iniziale. Più o meno faccio stare la mia rosa. Non mi interessa di essere proprio precisa, eh. Faccio stare la mia rosa, diciamo, nel quadrato centrale come grandezza, ecco. Ho sbordato di un pochino, ma non più di tanto. Ok. Poi intorno invece farò delle foglie. Non sto seguendo in questo momento la griglia perché voglio seguirla dopo per colorare, diciamo così, per riempire con lo zentangle. Mi aiuta a tenere, diciamo, un certo tipo di ordine, se vogliamo chiamarlo così, oppure ispirazione creativa, mi piace anche chiamarla. Vitalba dice: adoro i girasoli. Sì, non so se c'eri all'altra diretta, anche io adoro i girasoli, sono bellissimi. Sono veramente meravigliosi. Anche solo l'idea che ci sia un fiore che si gira per seguire il sole è fantastico. Allora, i colori che vado a usare io oggi sono questi. E questo è un pennarello normale. E poi voglio utilizzare insieme anche questo, che è un pennarello a punta fine 04. Quindi li abbino. Ripeto il mio disegno, ripasso il mio disegno e poi con il pennarello a punta fine vado poi a riempire. Ovviamente con il punta fine ci si mette un po' più di tempo, però secondo me
È bello perché è anche interessante vedere che tipo di intrecci, di trame, di pattern, chiamatelo come volete, si possono ottenere cambiando le punte, no? Quindi con il pennarello più fine ovviamente l'effetto sarà diverso, col pennarello più spesso l'effetto verrà magari meno intrecciato, nel senso che dipende un po' da voi e da cosa volete ottenere, anche da cosa vi rilassa di più, nel senso che magari qualcuno dà fastidio usare il pennarello troppo fine perché è un pochino impegnativo e ci vuole troppo tempo, e ad altri invece piace. A me piace personalmente. Ecco, adesso vado a seguire un pochino la traccia dei quadrati che ci sono qua sotto. Non c'è una regola precisa per fare lo zentangolo, quindi non è che io devo stare per forza dentro il rettangolo al quadrato, devo per forza fare un certo tipo di traccia, per forza qualcosa. No, la parola zen ci dice tutto, cioè noi andiamo a rilassarci, quindi praticamente il fatto che il nostro disegno sia diviso in porzioni e che quindi praticamente andiamo a riempire, buongiorno Anna Romina, andiamo a riempire un pezzo per volta, è proprio quello che ci aiuta a farlo diventare una roba super relax, perché è proprio una questione anche fisica, cioè il cervello si rilassa a fare questo tipo di attività, perché praticamente cosa succede? Che andiamo a ordinare i pensieri all'interno di una griglia, che è quella che abbiamo davanti, che, ripeto, questa che sto usando io, la trovate su www.scuolaarte.it, il corso verde. Ma non importa, nel senso che potete creare delle griglie o utilizzare un foglio a quadretti come volete voi, non è che dovete per forza avere questa. Io sto utilizzando questa perché voglio che promuovere i miei corsi, voglio far vedere che tutte le attività proposte nei corsi si possono svolgere in tanti modi, e quindi non sono schede, diciamo, sterili solo da compilare, ma sono quelle che io chiamo le matrici interattive. Però appunto voi potete assolutamente utilizzare la griglia che volete. Ciao Anna, ciao Paola. Tra l'altro, se volete, io non so chi di voi mi segue regolarmente, chi è qui per caso, chi sta disegnando, insomma, non so bene cosa state facendo di là. Però vorrei che fosse un'occasione per incontrarci, quindi se avete delle domande, se volete dirmi delle cose, io leggo tutti i messaggi, quindi scrivetemi, io così chiacchiero, così non devo, diciamo, parlare da sola. Adoro lo Zentangle, dice Paola, io anche, cioè proprio io passerei le giornate a riempire. Adesso dico una cosa, bambini, chiudete le orecchie, ma quando andavo a scuola praticamente riempivo libri e quaderni di cose del genere. Adesso lo Zentangle, diciamo che gli americani sono fantastici a trovare sempre un nome per tutto, danno un nome, ficcano un copyright, è fantastico. Però diciamoci la verità, non è che non esistesse questa roba prima che gli americani, no, non è proprio una. Gli hanno dato delle regole, a me non piace tanto la parola regole, comunque diciamo così, delle regole di gioco che possono aiutare, però io per esempio l'ho sempre fatto, non so se a voi capitava. Forse non bisognerebbe farlo sui libri di scuola. Io avevo dei taccuini. Mi ricordo che avevo i taccuini quadretti e li usavo per prendere appunti. In realtà i bordi, o a volte intere pagine, comunque, tutto il bordo dei miei appunti era pieno di robe del genere. Perché poi, insomma, quando il prof parlava, ma in realtà a me serviva come esercizio di concentrazione, cioè io riuscivo a sentire meglio il prof che parlava
e ricordarmi le cose facendo questo tipo di attività nel mentre. Forse poteva sembrare, può sembrare strano, non lo so se vi capita, se vi succede di avere magari qualcosa che vi aiuta a trovare la concentrazione. Io trovo che questa cosa qua, per stare a sentire, lo faccio ancora adesso quando seguo magari dei corsi online su YouTube oppure su siti specializzati. Ho fatto ultimamente per il mio sito un corso, ho seguito un corso di marketing per impostare al meglio le campagne per il mio sito e tutto. E siccome io sono una disegnatrice, come potete vedere, quindi non un'esperta di marketing, per aiutarmi a seguire questo tipo di lezioni che possono essere anche parecchio specifiche, anche un po' noiose, e io faccio questo tipo di cosa. C'è qualcosa che fate voi per aiutarvi a concentrarvi? Vitalba dice: io li propongo pure ai miei bambini dell'infanzia, 5 anni. Brava Vitalba! E dice anche: pure io da sempre scarabocchio. Ma sì, infatti. Forse è brutto chiamarli scarabocchi, però sono scarabocchi artistici, chiamiamoli così, ma poi in realtà io ho proprio lunga vita allo scarabocchio, diamogli dignità perché è una roba, secondo me, anche terapeutica. Eppure io riempivo agende e taccuini di Talba. Ma infatti, perché comunque è super super utile per mantenere alta la concentrazione, almeno per una persona come me, che sono una persona visiva e sono una persona che ama comunque fare cose con le mani, tracciare, creare, eccetera. E riesco proprio a concentrarmi anche su quello che sono le parole che sento di prof, appunto, di corsi online, facendo questo tipo di attività. Conferma anche Paola. Sì, no, è proprio super rilassante. Ovviamente adesso io oggi mi sono imbarcata in questo Stabilo 04, che vedete io ho qua tutto il suo set. Ci tengo a dire che non ho sponsor, ragazzi, quindi non è che vi faccio vedere il set perché voglio che lo compriate, semplicemente vi faccio vedere i materiali che uso perché so che magari a qualcuno fa piacere vederli. Dopodiché io non ho sponsor e uso i materiali che compro in cartoleria oppure online. Questi sono buoni, l'unica cosa è che questa punta qua sicuramente per i bambini è un po' impegnativa perché bisogna avere la mano leggera, se no, cioè io stessa ne ho schiacciato un paio perché basta poco e ti ritrovi la punta aperta in due o tutta da una parte e poi non la puoi più usare, diciamo che hanno quel difetto lì. Poi per il resto ha dei bei colori, è una bella punta fine. Fine ma non finissima, come piace a me. Io non sono un amante dell'extra extra fine, ci sono anche gli 01, 02, mi sembra. Per me sono troppo. Non so, voi cosa ne pensate? Utilizzate normalmente le micro punte o non so cosa vi piace. Lo scarabocchio in sé è importante per i bambini, dice Vitalba. Assolutamente sì, cioè, secondo me sì, ma non solo per i bambini, cioè proprio per tutti, perché comunque siamo abituati, diciamo, a fare tante cose sempre strutturate, cioè sempre per un motivo, sempre per raggiungere uno scopo, e che è bellissimo, va benissimo, però magari a volte crea aspettative, crea tensione, crea stress. Invece questa roba qua, zero stress proprio, sembra la pubblicità di Reggiseno, no stress. Però è così, secondo me è così. Sì, ripeto il nome dei pennarelli che sto usando, Stabilo 04. Ci sono anche i pennarelli, credo siano 1 mm, perché 04 sta per 0,4 mm. E che sono, diciamo, quelli più spessi della Stabilo, che sono anche interessanti da usare. Adesso, se volete dirmi
qualcosa di voi, altrimenti non lo so, io parto con la pubblicità, vi dico cosa c'è sul mio sito, che invece a differenza dei materiali della Stabilo che non sono diciamo miei sponsor, il materiale sul sito c'è materiale gratuito e materiale invece in vendita, quindi fa parte del lavoro col quale mi mantengo. Io sono illustratrice, disegnatrice professionista, faccio corsi che in questo momento non riesco a fare in presenza perché siamo in zona rossa, e vendo invece i corsi online che trovate sul sito. Quindi se volete andarvi a vedere il sito www.scuolaarte.it, sul sito ci sono diversi corsi, sono divisi per fasce d'età, sono per bambini. Quindi partiamo dai 5 anni e andiamo fino agli 11, divisi per età. E poi ci sono le varie cosette, insomma, come disegnare l'alberello, come disegnare la casa, come disegnare le persone, come fare il biglietto d'auguri pop-up, piuttosto che i girasoli, visto che ne abbiamo parlato prima, ma quelli di Van Gogh. Sempre, sempre tutto interpretato, non facciamo copie così, giusto per... Ci piace creare, quindi io quando propongo le cose da fare a partire dai pittori famosi, quindi per esempio c'è Van Gogh, c'è Klee, c'è Munch, il famoso Urlo, c'è Picasso, che tra l'altro ho scoperto questa cosa che non mi aspettavo. Ho fatto fare Picasso prendendo spunto dall'autoritratto, da uno degli autoritratti e dal ritratto di Dora Maar, che è una delle tante donne amate da Picasso, perché oltre ad essere un grande artista era anche, diciamo, uno che amava molto le donne, quindi ha avuto diverse donne nella sua vita. Dora Maar è stata una sua musa, e c'è questo ritratto piuttosto famoso, anche più di uno probabilmente, adesso non ricordo di preciso. Comunque io ne propongo uno e ho scoperto che ai bambini piace da matti, cioè proprio, almeno questa è la mia... quello che ho visto qui al laboratorio, no? Quando l'ho potuto proporre ai bambini in presenza, adorano Picasso, cioè proprio lo trovano stradivertente. E io gli ho fatto fare un'attività in cui abbiamo scomposto e ricomposto in maniera creativa questi ritratti, e boh, cioè si sono divertiti proprio da morire, perché Picasso è super creativo e loro, insomma, lo accolgono molto bene. Paola dice: i miei bambini della scuola primaria usano penne colorate, glitterate e pennarelli comuni. Le penne glitterate, io ne ho anche una serie. Sono proprio una roba adorata dai bambini, ma io, cioè, proprio mi ci metto in mezzo. L'unica cosa che trovo delle penne glitterate, poi non so se ancora non ho trovato la marca perfetta, è che durano poco. Cioè, sono fantastiche anche quelle, ci sono anche quelle, sia i pennarelli ho, e quindi a punta un po' più spessa che quella punta fine, però non hanno una vita molto lunga. Ecco, probabilmente questo glitter che c'è nell'inchiostro secca la punta abbastanza velocemente. Non so se avete avuto anche voi questa esperienza, o se ho sbagliato marca io. A proposito dello scarabocchio, Vitalba dice: lo scarabocchio è una presa di coscienza di sé e della propria individualità. Io personalmente uso pure le penne gel glitterate e i pantoni a doppia punta. Sì, lo scarabocchio è tanta roba, secondo me, probabilmente è sottovalutato, ecco. Infatti sta vivendo in realtà un momento di pubblicità, di fama, non so come definirla, di moda. Infatti c'è a parte lo Zentangle, c'è questa parola doodle che indica proprio lo scarabocchio, e se cercate doodling in inglese vi appare un mondo di cose, perché inizia ad andare molto di moda, perché diciamo che in un mondo così un pochino, per certi versi, a volte il mondo degli adulti è un po' sterile, nel senso che io stessa, pur facendo un lavoro creativo, mi trovo tantissime ore al giorno a fare i conti,
e questo deve tornare così, e quello deve tornare cos'ha, la bolletta c'è da pagarla, tutte queste cose qua, quello è da fare, l'altro è da fare, e quindi viviamo in un mondo un po' così. Perciò c'è una riscoperta di questo genere di cose, molto molto semplici, perché è così, bisogna riscoprirlo, bisogna dargli lo spazio che meritano, proprio nel nostro cervello, nel senso che il cervello ha bisogno di spazio per liberarsi, abbiamo troppi pensieri pesanti e quindi io poi sono un amante anche della meditazione, dello yoga e tutto quanto, quindi cerco di dare ogni minuto che ho di spazio, di tempo, lo dedico a cose del genere, non solo creativamente parlando, ma anche proprio facendo yoga, cose del genere. Allora, Vitalba dice, no, tantissime si consumano presto. Sì, immagino che tu intenda, che prima parlavamo delle glitter. Sì, cioè si consumano velocemente. Io anche trovo che... Allora, ho trovato questa cosa soprattutto per i pennarelli. I pennarelli glitter, se li tieni in un portapenne, proprio tipo quelli fatti a bicchiere, a testa in giù, durano un po' di più. Almeno questo con i miei, perché io ne ho comprati... Se non ero della Giotto, adesso non li ho sotto mano, quindi non so. Comunque non mi ricordo, però mi sembra che fossero della Giotto e si sono consumati, ma proprio usati 2 volte, consumati e ci sono rimasta male. Poi ho provato a fare questa cosa, cioè a metterli a testa in giù e ho trovato un abbastanza miglioramento. E quindi ho iniziato a tenerli così e ho visto che durano un po' di più. Però sì, in linea di massima durano abbastanza poco i glitter, le cose glitterate, i pennarelli glitterati. Allora, ci vuole un po' di tempo a riempire con questo tipo di penna. Scusate, un attimo di silenzio perché sto leggendo i vostri messaggi. Allora, mentre siamo qua che riempiamo il foglio, non so se lo state facendo anche voi, vi ricordo che la registrazione di questa diretta poi rimarrà sulla pagina Facebook e poi verrà messa anche sul canale YouTube del Laboratorio Artistico e sulla pagina, sul profilo Instagram. Quindi lo potrete trovare, insomma, dove preferite andare. Io faccio le dirette su Facebook, lo ripeto perché poi so che qualcuno di voi me lo chiede, perché lo faccio su Facebook perché la maggior parte del mio pubblico si trova su Facebook. Quindi negli altri canali sono un po' meno seguita e quindi cerco di venirvi incontro e di stare dove siete voi. Però poi appunto metto la registrazione anche sugli altri canali in caso vi interessi vederla o rivederla in altro ambito. Ripeto anche quello che ho detto all'inizio proprio del video, e cioè che adesso ho programmato tutta una serie di video che usciranno il martedì alle 14 e il venerdì alle 14. In linea di massima ho deciso di tenere le ore 14 come orario per l'uscita dei miei video. Sto parlando di video registrati e montati e non delle dirette, che continuano a essere per adesso un po' estemporanee, quindi quando ho tempo e ho piacere chiacchierare con voi, improvviso una diretta. Invece i video registrati, quindi il martedì alle 14, quello che ho chiamato l'arte facile, cioè lavoretti, disegni, disegniamo insieme, dipingiamo insieme, facciamo lavoretti e così via. Tendenzialmente per bambini, ma secondo me non solo, perché insomma la creatività è un po' per tutti. Creatività facile, quindi non vado a fare mai cose super complicate perché non mi piace allontanare le persone dalle attività artistiche, ma al contrario voglio che sia sempre per tutti. E quando dico per tutti intendo che io il mio lavoro lo faccio anche per chi ha proprio difficoltà, per i bambini che hanno bisogno di sostegno, per
tutti quanti. Io ho fatto anche molti laboratori per gente che aveva problemi di tutti i tipi, dai problemi, diciamo, fisici a quelli cognitivi, quindi io penso che l'arte abbia questo grande pregio, cioè quello di avvicinare tutti quanti. In particolare ho potuto notare che le persone, per esempio, avevo una ragazza che soffrì, non so se si dica soffrire perché non è una vera e propria malattia, penso sia più una condizione. Comunque lei era, come si dice, discalculica. Quindi discalculia e disgrafia, ecco. Scusatemi, mi impappino con le parole. Comunque, questa ragazza quindi aveva difficoltà, faceva le medie, aveva difficoltà nell'eseguire le cose che i suoi compagni trovavano banali, tipo appunto leggere, scrivere, fare di conto, insomma aveva qualche problema. Io ho potuto notare che invece a livello artistico era fantastico lavorare con lei, perché questo tipo di persone molto spesso ha una forma mentale leggermente diversa e quindi è bellissimo fare arte con loro, perché loro hanno delle idee diverse dalla media, no? Non seguono il normale flusso dei pensieri che magari la maggior parte delle persone segue, ma hanno un flusso un pochino diverso e quindi le idee nascono in modo diverso. Perciò per me, che sono una mentalità, una persona creativa, con una mentalità creativa, è veramente molto bello confrontarmi con persone del genere. Non solo, ma io mi sento di dire che, cioè, per ogni cosa che ho insegnato io a lei, e lei me ne ha insegnate due, perché comunque, insomma, era veramente molto bello lavorare con lei. Allora, Vitalba chiede quale pagina Instagram. Si chiamano tutte il laboratorio artistico, Facebook, Instagram e YouTube. Quindi se cerchi il laboratorio artistico trovi tutto. Oppure fai così, vai sul sito che si chiama Scuola e Arte e www.scuolaearte.it, clicchi sui social che ti piace di più e segui quello, insomma, quello che preferisci. Invece, quello che c'è in più sul sito sono i corsi professionali, ecco. Sui social trovate, diciamo, le cose gratuite, i video brevi e cose del genere. Sul sito invece trovate i corsi professionali che sono non solo in video, ma anche in PDF. Quindi si possono scaricare, ci si può iscrivere e intanto scaricare tutte le cose gratuite, che già ce ne sono, anche in PDF, non solo in video. E poi potete avere gli sconti per acquistare i corsi professionali, che sono proprio i percorsi, no? Sono, diciamo, strutturati per fare dei percorsi ben definiti e ordinati, diciamo così. Poi in realtà uno può seguire le lezioni come crede, perché non hanno nessun tipo di limite di tempo e orario, quindi. Però, insomma, io me le sono studiate per fare un percorso preciso di apprendimento, ma più che apprendimento di sviluppo, ecco, mi piace di più chiamarlo così, no? Di sviluppo della manualità fine, della capacità di creare con le proprie mani, di sviluppare il pensiero laterale, che è proprio la capacità di pensare, di trovare soluzioni alternative. Voi come state? Vi trovate in zona rossa adesso, come me, che sono più o meno chiusa, dico più o meno perché formalmente non mi hanno chiuso, non hanno chiuso la mia attività, però di fatto in zona rossa non ci si può muovere granché, quindi ci sono persone che vengono, diciamo, a fare i corsi al laboratorio. Io sono a Manta, in provincia di Cuneo, nel Saluzzese. Se volete dirmi qualcosa di voi, se siete in zona rossa, come ve la state cavando. Noi qui, fortunatamente, le scuole che sono state chiuse fino a prima di Pasqua adesso riapriranno fino alla prima media. E così un figlio su due andrà a scuola domani, perché ho un figlio in prima media e l'altro in quinta superiore.
perciò ovviamente quello delle superiori non riprende in presenza, ma almeno quello di prima media sì. Io spero che la scuola tornerà tutta in presenza quanto prima, perché veramente i bambini e i ragazzi hanno bisogno di quello, ma tutti abbiamo bisogno di presenza umana. Non so voi come ve la state cavando, se siete in presenza o in DAD o come siete, però comunque io adesso sono appunto smart, spiace chiamarlo così, però smart working, quindi tutto online, però spero anche col laboratorio artistico di arrivare presto di nuovo a vedere tante persone qui al laboratorio a fare arte. Ci siamo, sto per finire. Allora, ovviamente si potrebbe continuare ancora a riempire tutto quanto, anche il bordo. Io non so se... Allora, scusate, mi sono interrotta perché sto leggendo. I corsi professionali a pagamento si possono pagare con la carta del docente, chiede Vitalba. Mi dispiace no, perché purtroppo non mi permettono di entrare in quel circuito, perché io sono una libera professionista e che non un ente, e quindi ho provato a fare richiesta, ma non mi è stato possibile inserirmi nel circuito di carta docente. Mi dispiace molto perché secondo me sarebbe stata la cosa migliore, perché sono dedicati, cioè sono dedicati a tutti gli adulti che vogliono fare arte con i bambini. Però in particolare agli insegnanti, quindi sarebbe stato giusto. Però purtroppo non... ho la partita IVA io e diciamo che non è previsto che ci si possa inserire in questo circuito, quindi per adesso non è possibile. Quindi trovate però degli sconti, dei pacchetti, insomma, sinceramente i costi sono molto contenuti. Si va dai 30 euro, poi vabbè, dipende cosa volete acquistare, se volete acquistare tutto quanto, però diciamo che il pacchetto gold costa 69 euro e ha tutti e tre i corsi che hanno PDF e video, 14 lezioni in PDF e video ciascun corso, quindi direi che il prezzo è abbastanza contenuto. C'è anche, ecco, l'unica cosa che si può acquistare con carta docente, ma perché lo trovate su Amazon in realtà, nel circuito carta docente, è il mio libro di mandala. Se cercate Carla Castagno mandala su Amazon, trovate il libro, che è un libro con dei mandala da colorare, realizzato da me, che sono illustratrice, quindi ho realizzato tutte le illustrazioni. E so che Amazon periodicamente ne fa uscire un tot di copie che vanno a esaurimento con carta docente, quindi potete comprarne 3 o 4 copie per volta con carta docente, non lo so, 10. In realtà non lo so come sia strutturato, so che ogni tanto appaiono un tot di copie, poi si esauriscono e tornano di nuovo, insomma. Ah, ecco. Qui vedo che qualcuno in zona Latina, scuola in presenza, Vitalba zona rossa. Ah, però insegna in zona arancione per fortuna dall'inizio dell'anno. Il gelo si vede molto poco, Paola, e lo so, purtroppo lo so. Speriamo di vederlo sempre di più man mano che andiamo avanti, perché oramai sarebbe ora, diciamo, di diventare gialli. Tra l'altro io mi sono messa a proposito ad usare il giallo che forse non vedete neanche benissimo. Comunque, va bene ragazzi, io finirò adesso di riempire il mio sfondo. Se avete ancora qualche domanda, se no io vi saluto e vi ricordo che potete seguirmi su www.scolaearte.it dove trovate tutti i percorsi. Ci sono anche un sacco di articoli. Sempre per fare arte con i bambini. E se avete delle domande, sono ancora un paio di minuti e poi ci salutiamo. Insomma, buona arte a tutti, cosa vi devo dire? Usiamo l'arte per creare una situazione migliore quando invece la situazione non è così rosea come in questo momento, ma noi siamo
Positivi, siamo ottimisti, va dai. Oggigiorno dire siamo positivi non è mai il massimo. Più che dire siamo positivi, siamo ottimisti e andiamo avanti. Siamo sicuri che, io sono sicura che il peggio sia passato, quindi secondo me adesso andiamo verso qualcosa di meglio. Grazie infinite a te. I corsi di formazione li adoro, quando mi è possibile li seguo, mi hanno insegnato tanto. Sono proprio d'accordo, io anche ne faccio un sacco, di tutti i tipi, sia per quanto riguarda la mia materia, perché voglio sempre trovare cose nuove, quindi continuo a fare formazione su magari tecniche che non ho ancora sperimentato, idee creative, cose, non lo so, anche metodi di didattica, proprio come insegnare, come portare, alle persone, ai bambini, anche agli adulti, quello che io so, e mi piace molto, di tutti i tipi. Adoro i mandala, li propongo e li faccio pure con i miei bambini a scuola. Sì, ai bambini piacciono molto. Io ho avuto queste esperienze, l'ho proposto anche ai bambini veramente piccoli. La più piccola con cui ho fatto mandala, che è stato super divertente, aveva 2 anni. Stava a malapena sulla sedia, proprio era un puffo, e adesso è già grandicella, qualche anno fa, carinissima, e tra l'altro loro sono super intuitivi, quindi non, mentre io con gli adulti magari devo spiegare, dare delle indicazioni o cose del genere, con i bambini praticamente offro supporto, io lo faccio su dei supporti rotondi. Sono supporti per torte in realtà sono già rotondi con un cerchio al centro, e appena proponi questo supporto loro già sanno fare tutto. Finito, finito. Vi ringrazio tantissimo per avermi tenuto compagnia stamattina. Vi invito ancora una volta, andate a vedere il sito così mi supportate, visto che dal vivo sono chiusa, e questo adesso è tutto quello che mi rimane per avvicinare le persone all'arte, e anche per sbarcare lunari, diciamoci la verità. Comunque, andate a vedere il sito, rimaniamo in contatto e farò presto altre dirette. Ciao a tutti, ciao ciao!